Bene, bene, salve a tutti, Vincent Warlike, e benvenuti nel mio canale. Andiamo avanti con la campagna e dobbiamo passare il turno rispetto allo scorso episodio. Diamo prima i gradi a Mislav, questo governatore che ragazzi ci sta facendo veramente dannare. Astuzia, difesa corpo a corpo, costi di mantenimento. Allora, di astuzia possiamo andare qua ed andare ad azzerare, azzera un po' tutto, molto bene. Questo stupido indeciso in famiglia, che schifo è. Allora, poi gli possiamo dare, è un governatore, cibo ce n'è sempre bisogno, integrità, grado di fatica, introiti. Io direi di dargli cibo, altrimenti qua cos'è? Ricchezze derivanti dagli edifici per l'allevamento. Non mi ricordo dov'è che cazzo è Mislav. Governatore di che? Governatore di che cosa è? Non mi ricordo. Aspetta, va, che vado a vedere qua. Mislav Samartia Europea. Proprio di Gelonus. Stiamo a posto. Di Gelonus, è il governatore di Gelonus. Corruzione, integrità. Allora, un secondo. Gelonus, munizioni, dai, diamo Gelonus, vabbè, pazienza, corruzione, integrità, vabbè. Ok, quindi vai avanti con il turno. Allora, nobili natali, la Sota, genitori, Vlad, Matasumpa, po'. Fame, dai, una volta ci abbiamo la fame, un'altra volta no. Ah, mi sono dimenticato anche di dare. Allora, intruso straniero, bellicosi, chi è? Dove? Chi è? Sono i nostri amici. Guerra dichiarata, separatisti longobardi, sassoni, aiutante perduto. Esperienza, vabbè, come per la Sota, come aiutanti perduti, dove cacchio è la Sota? Ma che dici? Allora, mi sono dimenticato già di dare i cosi nello scorso turno, mannaggia, la Sota vai a fare signore della guerra, Vladislav. Ma perché? Non hai influenza? Dusan vai a fare il capotribù. Vitzlaus il giudice. Braslav non lo so. Mislav vai a fare il compagno. Zdravko niente. Ok. Muoviamoci, muoviamoci. Andiamo a dare un supporto militare alla città di Tanais. Ok, intanto dobbiamo assegnare anche dei punti. Ok, autorità. Qui mancava dell'ordine pubblico, che è qua giù. Vabbè, sì, però c'è da fare un giro. Io direi di dare qua costi di costruzione, autorità, grado di fatica, integrità e corruzione. Andiamo qua, va. Anche alla nostra sacerdotessa. Ok, bene. Voglio andare alla caccia degli unni, ragazzi, perché sono messi veramente maluccio. Qui adesso ne abbiamo due.
Solo due. Ci arrivo malapena. Perché non vorrei trovarmi proprio in difficoltà. Soldi ne abbiamo pochi per costruire al momento. Guardiamo qua se ancora un turno per la costruzione. Però questi qua ci mangiano cibo. Ci mangiano cibo. Ho bisogno di questo esercito qua in appoggio. Mancano ancora un po' di turni prima di arrivare qua. Passiamo il turno, via. Intanto 12 turni, sono già rimasti 5, quindi vabbè, molto bene. Allora, logoramento, i servi del lupo padre, i fiumi, vabbè, tutti i nostri, sempre le solite storie, favori politici per Wislaus Tarrangi, e qua dobbiamo decretare invece con il nostro re, carica ottenuta dalla Zolta, Mislav Mladen, ok, tutti quanti, costruzione completata, la zuppa nel nuovo insediamento, condizioni meteo fuori stagione, le primavere pessima, grado guadagnato per Porga, ok. Guardiamo se riusciamo. Allora, il passaggio è qui, ok. Intanto nel aver assegnato l'obiettivo per i nostri alleati, vediamo appunto che uno schieramento i messaggeri di Februs dell'Italia ci viene a dare una mano. Questo è molto bello, molto positivo come cosa. Hanno fatto veramente un viaggio enorme per venire qua da noi. Molto bene. Anche noi comunque voglio iniziare a muovermi una volta che posso unire questi due eserciti e mandare qua questo generale Athanais, mentre far uscire il nostro generale Braslav con lo schieramento insieme al generale Vladislav, andare verso questi schieramenti degli Unni e farla finita una volta per tutte. Quindi direi che possiamo passare nuovamente il turno. I soldi dobbiamo racimolarli per fare le costruzioni più importanti, per concludere gli obiettivi. Al momento qua non possiamo costruire nient'altro. Forse possiamo commerciare con qui c'è un altro insediamento che fa parte sempre di questi qua. Ready for orders. Se io me ne vado, For the tribe. a meno 5, Call this a garrison. dovrei portare qua Orders all. una vergine, una sacerdotessa, quindi portiamo qua una sacerdotessa The old in modo tracks are da open to tenere those who know l'ordine the way. pubblico lì. E poi ci muoviamo con il nostro re, andiamo a conquistare anche l'insediamento di Duna, ok. Passiamo il turno. Ah no, dobbiamo dare le abilità a Porga. Le Porga la chioma che schiava di Roma. Allora, influenza personale, bah, vabbè, dai, via, gliela diamo visto che dell'influenza non ne ha tantissima. E cibo, munizioni, cibo e munizioni, via, per i nostri arcieri. Allora, queste truppe hanno integrità per cacciatori. Ready for battle. Mannaggia, dobbiamo decimarli. Pazienza, decimiamoli. Ordinata. Vabbè, i soliti logoramenti. Modalità infantile, risolta la crudeltà, la vita di. Non fa discriminazione, questo ragazzo è morto prima di diventare adulto. Mannaggia la miseria. È morto il figlio? Dov'è? Vabbè. Figlio d'Usa Mladen. Cioè, sempre se quattro nomi ci sono, sono sempre quelli. Questa qui non si può sposare con qualcuno. Allora, guardiamo un po'.
Va bene. Ma qua... Non posso assegnare un governatore? Cavaliere campione, cavaliere campione, squalo. Gnev. No, non possiamo assegnarglielo, va bene. Una cosa che vorrei provare a fare a Gelonus. Vabbè, l'ordine pubblico adesso è buono, mi sembra. Ah, possiamo anche addirittura ampliarlo con... Aspettiamo un attimo, ma prima di ampliarlo vorrei, visto che sono 3500, possiamo aumentare una stalla se ce l'abbiamo. No, non abbiamo stalle qui, cazzarola. Qui qua facciamo una stalla per il bestiame. Questo era 2007 la città. Beh, pensiamo prima alle stalle, ne abbiamo due, ok. Comunque possiamo ancora ampliarlo, ma non so se ho i soldi per dopo costruire. Allora, guardiamo un po' di dare la caccia agli unni che stanno scappando in quella direzione. Ok. Allora, questo generale lo portiamo qua. Mentre ci mettiamo in marcia con i servi del padre, del lupo padre, ok, molto bene ragazzi, ottimo. Intanto aumentiamo anche le capacità della nostra cavalleria. Usciamo, stiamo qua vicino all'altro schieramento. Gelonus sembra a posto, la nostra sacerdotessa sta lavorando anche qui molto bene, ottimo. Portiamo su la nostra sacerdotessa qua, in modo da poter poi liberare il nostro re e andare alla conquista. Intanto qua vediamo che l'Italia sta per sbarcare. Qui ci sono gli unni accampati, 1, 2, 3, 4 schieramenti di unni. Bene, passiamo il turno nuovamente. Oh, finalmente un turno tranquillo, cibo, soldi, niente logoramento, carestia risolta, ok, gradi guadagnati per Zdravko, bene. Eccolo qua, andiamo subito ad assegnargli un po' di roba. Qui cosa gli possiamo dare? Costi di mantenimento, armatura, armatura, ok, questo qua, e gli diamo 6 in attacco e zelo, ok, va bene. Io direi di avanzare. Questo dove arriva? Andiamo avanti con questo. Le tempeste sono qua. Ma mi lascio sempre in appoggio dell'altro schieramento, ragazzi. Dobbiamo stringerli in una morsa. Qua intanto l'Italia si è fermata, non sono sbarcati. Ma va bene, forse è una delle prime volte che riusciamo ad andare in attacco contro questi maledetti. Allora, stalle, stalle e città, stalle e città. Io direi di iniziare veramente. Converti in... Questo cosa ci dà? Schermagliatore, cibo, 20, derivante, convertire cosa ci costa? 900, ricchezza, razziatore cavallo, cibo. Convertiamo i pascoli in modo da poi poter fare le nostre cose, quindi le stalle più grosse. Agelonus, vabbè, la stalla la stiamo facendo, quindi non possiamo fare nient'altro. Portiamo avanti la nostra Vergine che dovrebbe essere arrivata. Ok, la mettiamo a lavorare e dovremmo riuscire ad andarcene con l'ordine pubblico buono. Ottimo, quindi accidenti.
Accidenti, è arrivato qualcuno prima di noi. Accidentaccio. 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 Vedete che la mod funziona. State conquistate. Guardate come si sta espandendo in maniera così veloce l'Abkhazia. Oh, veramente sta prendendo piede un po' dappertutto. Questo non ci voleva. A sto punto rimaniamo qua, prima andiamo un po' a combattere gli unni, dopo vedremo un po' cosa fare. Un'altra cosa che posso fare e mi sono dimenticato, sinceramente me ne sono proprio dimenticato, è reclutare una spia, ragazzi. Una spia possiamo, astuzia, un drafco, no dai, ce l'ho già, un Dragovit. Possiamo reclutare finalmente una spia, me ne ero addirittura dimenticato, è già da un po' di turni che potevo anche reclutarla. Molto bene, quindi direi di andare subito a portarla qua in questa zona, vabbè, ormai abbiamo scoperto cosa accade, però portiamola qua lo stesso. Passiamo il turno a vedere se riusciamo ad andare a combattere. Epidemia morbillo. Gelonus. Mannaggia, morbillo. Allora, a questo punto necessita di servizi sanitari sicuramente. Quindi fare un pozzo. Fare un pozzo sicuramente la cosa migliore a questo punto. Sovrappopolazione in iperborea. Un attimo. Tac, tac, ok. Allora, cosa fare in iperborea? Guerra dichiarata Abkhazia e Unni. Oh, finalmente questa Abkhazia. La nostra prima fattoria, la grossa fattoria è stata conclusa, più cibo derivante dalle riserve, ok. Condizione inverno è pessimo, tratto acquisito, meno autorità, astuzia per Porga. E qui cosa fare? Cosa fare? Allora, ingrandire la città. Questa è una delle città che dovremmo fare per. Io terrei i soldi, aspetterei, fammi vedere. Non mi dice quante. Stalle per il bestiame. Ah, l'ho fatto? Ah, tutto qui. Uno dovevo fare. Costruisci i seguenti 8 edifici. Come 8 edifici? Stalle per il bestiame me lo dà. Beh. Allora, stalle per il bestiame l'abbiamo fatto. Questo l'abbiamo fatto. Ci manca da fare le città. Quindi ci mancherebbero i soldi per fare questa città. A questo punto dovremmo aver vinto la campagna, almeno per quello che riguarda gli obiettivi del capitolo. Quindi vabbè ragazzi, non siamo distanti dai 30 episodi, questo dovrebbe essere il 27esimo episodio, quindi direi di arrivare a una trentina di episodi, cercare di eliminare almeno Attila e costruire la città e direi di concludere così la nostra campagna. Interessante la situazione con l'Abkhazia, quindi guardiamo di a questo punto fare un'alleanza, visto che anche loro sono entrati in guerra con gli Unni e di conseguenza con tutti gli alleati degli Unni, che sono i separatisti romani d'Occidente e i Quadi. A questo punto dovrebbero accettare un'alleanza difensiva molto alta, quindi chiediamo loro anche un pagamento di 2300, è troppo, 2300 è moderata, 1800 è alto, proviamo con 1300 moderata, via. Accettano, molto bene, mentre per un'alleanza militare è moderata, rifiutano, va bene così, dai, accontentiamoci, accontentiamoci ragazzi. Altre situazioni, i vandali, nemici dell'Abkhazia, però molto amichevoli, miglioramento. Cosa ci Greetings, possono dare? friend. Un accordo I've called commerciale? for good ale to ease your throat and È alto, richiediamo ripe anche women loro to dei ease other soldi. parts.
Lo so, non è una bella cosa, abbiamo appena... Però noi abbiamo fatto un'alleanza difensiva con gli Abkhazi, ma con questo non vuol dire che siamo in guerra con i Vandalis, quindi non dovremmo avere dei problemi a fare un accordo commerciale con 1300 se lo portiamo a casa, molto bene, quindi altri soldi che entrano nelle nostre tasche con 4000 denari. Direi che possiamo andare alla costruzione della città, che ci vogliono 6 turni, ottimo. Guardiamo un po' cosa possiamo sbloccare qua. La cascina, cibo extra, l'artigiano. L'artigiano non ce l'abbiamo qua. Intagliatore, gli arcieri. L'artigiano non ce l'abbiamo. La cascina ci dà del cibo. Un granaio. Però qui abbiamo i pozzi, quindi siamo a posto. Qui abbiamo l'altare, dei campi recintati. Ah, dei campi recintati. Io direi di fare l'artigiano. Cibo extra. Ricchezza 300, dai via, facciamo l'artigiano. A questo punto direi di attaccare il signorino Attila. Ready for Mi orders. metto in appoggio perché voglio tutti quanti. Più porto qua. Ok. On the move, lads. E attacco con questo schieramento. To battle. Ah, Get si dà moving. alla fuga il Ready cane for rognoso. orders. Beh, quindi 2 contro 2 dovremmo essere in questo caso. Siamo molto più forti, anche perché loro sono gravemente danneggiati, ragazzi. Qui dobbiamo assolutamente eliminare Attila. Faccio un salvataggio tanto per... Ok, bene, andiamo sul campo di battaglia. Allora, iniziamo la nostra battaglia. Mi sono messo qua in attesa dei rinforzi. Vabbè, Attila si vedeva prima. Sono qua sopra, su quella montagnetta lì. Adesso vedremo un po'. Voglio essere a pieno regime una volta tanto, fare una bella battaglia vincente. La situazione è che prima nevicava, adesso no. Però c'è la nebbia, va bene. Il nemico Ottimo. dovrebbe capire quando le probabilità sono contro di lui. Lo so, c'hai ragione. Allora, formiamo subito il nostro bellissimo super mega schieramento. Ok, lancieri davanti. Dietro tutte le nostre fanterie pesanti. Sui fianchi mettiamo i massacratori di cavalli, ragazzi. Questi qua sono belli tosti, ok? I massacratori di cavalli con questa unità di cani sciolti, lancieri con cani sciolti. Dietro le nostre linee di fanteria ci mettiamo i giavellottisti, ok? Pronti a colpire. Tutti i nostri arcieri al momento li mettiamo qua davanti. Ok, belli pronti. Mentre su un fianco mettiamo 3 cavallerie. Mentre queste le mettiamo qua di qua. Ok. E i nostri 2 generali li portiamo qui. Dietro i giavellottisti, anzi mettiamone, facciamo così. Lo mettiamo qua. Ok, questo lo mettiamo qua. Ok, un bello schieramento imponente finalmente. Oh, ragazzi, speriamo bene. Adesso ci tocca solo di andare alla caccia degli Unni. Vabbè, sono lassù, c'hanno anche le catapulte. Sono proprio al limite della mappa di gioco, non so neanche dove siano entrati gli
lo schieramento di rinforzo, ma adesso andremo a scoprirlo insieme. Facciamo un bel gruppo e avanziamo immediatamente. Ok, qua in mezzo alla steppa. Alla steppa. Ok, acceleriamo un po'. Non vorrei che... Guardiamo un po'. Ecco là le catapulte. Così, abbandonate proprio. Oramai gli unni sono verso il declino della loro era. Abbiamo avvistato il Qui nemico. cos'è? Ci sono i rinforzi in ingresso. Messi malissimo. Andiamo avanti. Io direi di portarmi già qua a questo punto, almeno qui senza correre. Noi abbiamo la capacità di non soffrire l'inverno e la neve, quindi molto bene. Per noi non è un malus, noi siamo abituati a vivere nella neve. Guardate che carini questi guerrieri Samarti, molto belli. Molto dubbi. E poi cosa c'era? Aspetta che metto un attimo in pausa e vi faccio vedere le reskin, nuove reskin del generale. Vedete qua c'hanno queste placche davanti al petto, come anche i massacratori di cavalli, che di solito erano a petto nudo. Adesso hanno questa placca, queste due placche qui. Questi sono i guerrieri Samarti, molto belli, fatti molto bene. E un po' anche i nostri lancieri hanno sempre anche loro queste placche. Adesso le hanno messe un po' a tutti queste placche. E vedete che anche i colori delle tute sono un po' diverse. Prima erano tutte bianche. Anche gli arcieri, se vi ricordate, erano tutti colorati bianchi con la riga rossa. Invece così li hanno un po' cambiati. Beh, molto bella, molto carina. Andiamo avanti. Continuiamo la nostra marcia. Acceleriamo. Finalmente, ragazzi, gli sclaveni che escono dal guscio. Non vedevo l'ora, non vedevo l'ora di fare un bello schieramento come si deve. Li vedo abbastanza stanchi, eh. Contate che stiamo andando alla doppia velocità e guardate come vanno piano. Mentre noi avanziamo di gran carriera, quasi quasi mi metto qua di qua. Guardiamo un po'. Ok, andiamo di corsa, no? Formare le fila, le picche davanti, gli arcieri dietro! Avanti.
nemico è deceduto! Kill, kill, kill! Warband! Ah! Warband! We hunger for blood and battle! Melee warriors! No! Get moving! Forward! Ready for battle! Sta puntando il nostro generale! Proteggilo! True! We hunger for blood and battle! Loose! Missiles ready! Forward! Melee fighters ready! Warriors eager for blood! Run, Koshu! We will pierce them! Qua ragazzi, dobbiamo far fuori quello lì. Fatelo scappare. Tutte le munizioni a disposizione. Non ha mica detto il generale, il nemico è morto. Annaggia. Misericordiosi, siamo a un passo dalla vittoria. Va bene, cerchiamo di eliminare un po' questa ultima gente. Ah no, ha detto il generale nemico morto, l'ha detto prima se non mi sbaglio. Però dipende quale generale, se del primo schieramento o del secondo, non mi ricordo. Veramente una battaglia epocale. Abbiamo eliminato tutto, no, manca qualcuno qua in mezzo. Quattro uomini. Ce la facciamo o no? Ok, vittoria decisiva. Terminiamo qua la battaglia. Ok, guardiamo un po' se forse abbiamo ucciso Attila. Mi sa che è morto. Se è morto, è morto definitivamente. Abbiamo veramente eliminato tutti e due gli schieramenti. Molto bene, facciamo il reintegro delle unità. È morto un generale. Non mi sembra che abbia detto che era morto un mio generale, però vabbè. Prendiamo qua Liu David, che nome nuovo finalmente. Ok ragazzi, c'è rimasto uno schieramento qua, non so neanche se Attila è vivo o morto. Va bene, direi di combatterli nel prossimo episodio, in modo da andare a finire un po' la campagna. Come avete visto, dovremmo
A questo punto finire la costruzione della città, visto che qua le stalle del bestiame me la dà come compiuta. E niente, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, alla prossima!